Ragazzi, ci siamo! Sentite il rombo dei motori? Siccome in tanti ci avete chiesto, ma perché non proponete un video in collaborazione con Danny Lazzarin? Perché non fate comunque sia una collaborazione con questo o con quest'altro? Allora, tanto per prendere in considerazione il nostro caro Danny Lazzarin, e ci tengo a dire anche che questo qui non è un dissing, anzi è un video appunto per vedere se si può fare appunto una collaborazione, una sfida appunto di macchine, in quanto so che anche lui sta portando dei video appunto inerenti ai motori. E allora ragazzi, io sono qui davanti a questa porta grigia che sto per aprire e per mostrarvi il nostro garage. Esattamente ragazzi, quindi poche chiacchiere e andiamo a vedere cosa propone il mio garage. Io vorrei lanciare una sfida al nostro caro Danny, e ci tengo a specificare che non è un dissing. Vedo, e mi avete anche detto, che lui fa video su auto molto potenti. Io qui Danny ti voglio sfidare sia sul misto e sia sul dritto. Io qui c'ho una macchina Formula 1 e tu cosa c'hai? Se il video ragazzi arriva a 10.000 like, noi ci presenteremo davanti al garage di Danny Lazzarin con una Formula 1. Oh ragazzi, non dimenticate di iscrivervi al canale, perché ne vedrete delle belle. In questo video vedremo due situazioni: la Jaguar che consuma di più in assoluto e la Jaguar che consuma di meno in assoluto. Intanto ragazzi, vi faccio vedere il volante dal costo di 2.300.000 euro. Io lo sto tenendo così come se fosse una bambola. È il volante di una Formula 1. Di dietro abbiamo appunto l'innesto rapido per mettere e togliere appunto dal perno. E poi dopo qui abbiamo tutti quanti i vari pulsanti, le varie, e i vari interruttori valvoli, diciamo. Dietro abbiamo due tipi di leve, sopra e sotto. Sotto abbiamo la frizione e sopra abbiamo appunto il cambio di marcia. Uguale da questa parte, frizione e cambio marce. Se le premiamo tutte e due insieme, la macchina va in folle. Qui ragazzi abbiamo il TC, ovvero il Traction Control, che non è TC di Team Commando, che è per regolare appunto la trazione della macchina. Qui invece abbiamo la valvola per aumentare o diminuire il controllo della frenata della macchina, che praticamente va a spostare più avanti o più indietro la frenata, insomma. Dopodiché abbiamo tutti quanti questi pulsantini che servono per l'acqua, servono per la radio, per sentirsi appunto con il team. C'è anche il pulsante per aprire il tappo della benzina quando devi fare il rifornimento dei box. C'è il pulsante che cliccandolo ti mette già il limitatore di velocità, ovvero i 60 km orari per quando entri in box, perché non puoi andare sopra i 60 km orari. E poi a voi che ve ne frega ragazzi, dovete vedere in moto e mi devo sfidare con Danny Lazzarin. Quindi dai, poche chiacchiere, mettiamoli in moto e andiamo, su! Vedi ragazzi, adesso mettiamoli in moto. 3, 2, 1, go! Jaguar E-Pace. A primo impatto si presenta subito a livello estetico esterno meno morbida dalle macchine solite che si vedono in giro. Invece al suo interno si presenta subito una macchina spaziosa, comoda, confortevole sia al lato guida che al lato del passeggero. Si ha molto spazio al suo interno. Una cosa che mi ha lasciato molto di stucco, diciamo, è non trovare la manopola del cambio. Mentre che viaggiavo con questo mezzo andavo sempre lì per cambiare marcia, insomma, sia per andare avanti che per andare indietro, ma in quanto non c'è questa manopola mi sono trovato un pochino così. È tutta quanta elettrica, sono tutti quanti pulsanti e ci troviamo anche tre tipi di schermo abbastanza grandi. Il software della casa madre ha inserito un sacco di impostazioni. Ho iniziato a guardare un pochino qua e là, non ha una fine in poche parole, sembra che abbia messo miliardi e miliardi di optional. Lo schermo davanti al volante si presenta grande e si vede anche bene, nonostante appunto che il sole ci sbatta contro. Ma ora andiamo a qualche caratteristica tecnica. Abbiamo un pacco di batterie da 90 kWh. Le dimensioni sono di 4.682 di lunghezza per 1.895 di larghezza,
e abbiamo un'altezza di 1566. L'accelerazione va da 0 a 100 in 4,8 secondi. Abbiamo un peso a vuoto di 2208 kg per una potenza di 400 cavalli. Ha una potenza assurda rispetto a tante altre macchine benzina o diesel. Questa, ragazzi, è una macchina elettrica con gli attributi. Allora, tornando a parlare della macchina che abbiamo visto prima, ovvero la macchina Formula 1, alcune specifiche tecniche. È un 3000 V10, 770 cavalli e ha una velocità massima di 350 km/h. Invece, ragazzi, siamo qui sul Jaguar E-Pace, una macchina completamente elettrica, siccome appunto ormai siamo nel 2022 e l'era si sta evolvendo e più avanti le macchine saranno tutte quante elettriche. Diciamo che ho voluto provare anche questa macchina, proprio perché, siccome adesso ho minato anche il mio piccolo Achille, ho bisogno di una macchina familiare. E perché no? Magari potrebbe anche essere questa. Diciamo che la macchina elettrica, adesso come adesso, può essere molto vantaggiosa, in quanto il carburante costa tantissimo e usando magari una macchina elettrica si può anche andare a risparmiare. Questa macchina qui, oltre che essere una macchina elettrica, ha un dettaglio molto particolare. È una bomba, è velocissima, ragazzi. Da 0 ai 100 ci mette tra i 3 e i 4 secondi. Prova accelerazione, 3, 2, 1. Già fatto, già hai 113 euro. Contro siedi pianta. Mamma mia, cioè, ragazzi, per essere una macchina elettrica, cioè, porca miseria, cioè, adesso sembra un Ferrari, sembra. Infatti ecco perché dicono che dai 0 ai 100 ci mette tra i 3 e i 4 secondi. Cioè è apparso il cartello del divieto di sorpasso proprio. A impatto, ragazzi, le prime sensazioni che ho avuto entrando in questa macchina, soprattutto nell'accenderla. Quando la accendi da questo pulsante, start and stop, non senti neanche che si è accesa. Infatti, ragazzi, se voi notate, non sentite il rombo e il rumore della macchina, appunto perché è elettrica. Troviamo subito qui un grandissimo display con tantissime opzioni, che ovviamente adesso devo ancora un attimo imparare a capire, ma sicuramente questo qui è il pulsante della telecamera. Eccoci qua, ragazzi. Abbiamo la telecamera laterale e la telecamera posteriore, ed ecco qua, fantastico. Ti ha tre display, uno qui per me, uno centrale e uno addirittura qui in basso, dove potete gestire le varie opzioni: aria condizionata, riscaldamento dei sedili, in basso, sopra. Ha più opzioni di una spa, in poche parole. Mi metto qui a cercare la manopola del cambio e non la trovo, perché è tutta quanta con pulsanti. Infatti, se voi notate, avete la D per andare avanti, la D per andare avanti, la N che è la folle, la R per la retro. Qui abbiamo il pulsantino che funziona, che potete cambiare la modalità da dinamica a eco oppure addirittura anche a sport. E se tu premi in questa maniera cambi, diciamo, i gradi della macchina. Se invece tu tiri su, vedi, così appare il simbolo della ventola e quindi aumenti la ventola. Tac, fino a 7, sentite? Sento assolutamente comoda, veloce, ma questo l'ho già detto. È quasi come non guidare, perché non fa rumore, non fa niente, proprio è rilassante, soprattutto per il mio piccolo Achille. Conclusione, cosa ne penso di questa macchina? Penso che è assolutamente perfetta. Uno, è elettrica e consuma poco. Due, va veloce, che è una bomba, perché ripeto, 0-100 tra 3 e 4 secondi. Tre, è comodissima, oltre a tutti quanti gli altri optional che ha. Quindi, ragazzi, che dire, è una bomba, cioè è veramente una macchina familiare, comoda da tutti i giorni. Vi ricordo innanzitutto sempre like, perché al raggiungimento dei like richiesti, ovvero i 10.000, continuerò a portare video inerenti ai motori, iscrizione al canale, un bel commento e sottolineo che questa accelerazione qui io non l'ho mai sentita neanche in una macchina a benzina. Parola del capitano.